vediamo adesso al primo tronista gay di Uomini e Donne Claudio Sona. Vi prego, usciamo dal tunnel. Ossia, noi scriveremo trono gay e non trono omosessuale. Sinceramente non ho idea di quali dei due termini sia più corretto. Gli amici omosessuali ci perdoneranno. In ogni modo, finalmente abbiamo il primo trono omosessuale. E lo dico perché onestamente mi sembrava un po' strano che in un modo, dove ci sono gli omosessuali e gli eterosessuali solo, i secondi potessero trovare l'amore a uomini e donne. Maria De Filippi ha mantenuto la promessa, ossia primo tronista omosessuale a uomini e donne. La scelta era principalmente fra Claudio Sona e Emanuele Maringola. Alla fine la scelta è ricaduta proprio sul primo. Vediamo quindi chi è. Non si tratta esattamente di un volto non noto. Anche se non è conosciutissimo. Diciamo che è nato, vissuto e cresciuto a Verona, dove risiede attualmente. Claudio Sona è titolare dell'Urban Café proprio nella città scaligera. Un lolalino veramente molto popolare a Verona. Crediamo che adesso diverrà veramente popolarissimo. Ma non solo, infatti Claudio Sona è anche modello di importanti brand. Primo fra tutti Dolce & Gabbana. Dato che il nuovo tronista di Uomini e Donne Claudio Sona è molto amico di Stefano Gabbana. Vi dico anche una particolarità: il nuovo tronista gay di Uomini e Donne è molto apprezzato dalle donne e veramente molto molto bello. Scheda di Claudio Sona. Nato a Verona. Nato il 29 ottobre 1987. 29 ettari anni. Risiede a Verona. Altezza 1,86 cm. Capelli scuri. Occhi scuri. Professione modello per Dolce & Gabbana e gestore Urban Café. Hobby: ama viaggiare e fare palestra.